Buddha diceva: ciò che pensi diventi, ciò che senti attrai e ciò che immagini crei. L'odio non cessa con l'odio, in nessun tempo. L'odio cessa attraverso l'amore. Questa è la legge eterna che insegnava il Buddha 2500 anni fa. Nel corso dei millenni c'è sempre stato qualche leader, santo, profeta o mistico che ha ricordato al genere umano che quando l'odio diventa normalità, l'unica vera rivoluzione inizia dalla gentilezza e dall'amore. Oggi a farlo sono coach, formatori di crescita personale e spirituale, naturopati e anche la scienza. La nostra mente può influenzare e controllare i geni, modificando i processi di invecchiamento e di infiammazione, le abilità cognitive, la memoria, l'umore, l'ansia e la depressione. Grazie alla scienza e in accordo con la filosofia delle antiche tradizioni millenarie, sappiamo che non siamo più vittima dei nostri geni, ma siamo artefici del nostro destino e che possiamo creare una realtà interiore ed esteriore ricca di armonia, ottimismo, pace, gioia e amore. Quindi va ribaltato il detto mens sana in corpore sano per sperimentare l'esatto contrario: corpus sanum in mente sana. Al tuo benessere.